Voci dall'infinito, attraverso Wanda, a cura di VB, i fratelli dello spazio. Salve. Immagina una grandissima sfera che vibra e si muove ruotando su se stessa. Pensa ora a quanti pianeti fanno parte di questo cosmo. La tua mente non riesce nemmeno ad avvicinarsi a quel numero per quanto è grande. Tornando al punto, possiamo affermare che la rotazione continua porta una parte del cosmo da un lato, mentre l'altra, dall'altro lato, cammina in progressione. Questa sfera è formata da tanti settori, tutti evolutivi, che hanno una base più pesante e che nel roteare vertiginoso si intersecano l'uno con l'altro, fuorché nella base. La base rimane in attesa di venire coinvolta, aspetta cioè che arrivi il proprio turno di avvicendamento per prendere il posto che le viene lasciato da altri pianeti che, presi dall'ingranaggio, si ritrovano quasi al punto di partenza. In questa alternanza viene stabilito l'equilibrio in sintonia perfetta. Luce ed ombra si succedono e nel momento del loro passaggio nella luce, i pianeti acquistano una certa consapevolezza del loro procedere, sempre nell'armonia. Queste fasce, alternandosi e intersecandosi, acquistano, a proprio beneficio, la consapevolezza di aver compiuto una certa esperienza per cui, al successivo passaggio, si ritrovano in un punto più alto della fascia. E così, in un certo senso, che avviene l'evoluzione per tutti gli esseri appartenenti ai diversi pianeti. Tutti sono in evoluzione ed espansione, tutti prima o poi raggiungono il luogo che spetta loro. È un continuo perpetuarsi del movimento nell'infinito. Tutto e tutti sono mossi equamente e nessun dettaglio viene trascurato. Tutti sono importanti, dal più piccolo al più grande. Continua.